D'accordo. Reframe. Guardiamo l'ultima giornata da fuori. Proviamoci. Dopo l'incidente, il danno cerebrale, la scansione. Io? Simon Jarrett si risveglia qui, in quest'incubo. Un luogo e un tempo in cui vita e morte esistono fianco a fianco, divisi da confini troppo sfumati per essere comprensibili. Detto così suona quasi poetico. Ehi, l'auditorio, perdona l'interruzione, sarò breve e necessario. Stai ascoltando un episodio di Game Estetica, il podcast che narra di esperienze memorabili immerse in universi videoludici. Ogni episodio è autoconclusivo e, per accompagnarti addentro al vissuto di gioco significativo, prevede due parti. La prima è intessuta nello storytelling di attori e attrici, mentre la seconda propone una riflessione condotta insieme a docenti, ricercatrici e scienziati. Ah, in ogni puntata è presente almeno una emozione senza nome, una sensazione umana così peculiare che non ha un vocabolo riconosciuto per essere definita. Chissà, magari una di queste l'hai provata anche tu. Attenzione, questo progetto è altamente sperimentale, quindi se vuoi una chiave di lettura più profonda ti consiglio l'ascolto dell'episodio introduttivo dal titolo Come nasce. Ok, ho detto fin troppo, ti lascio alla narrazione, ci risentiamo dopo. Buon proseguimento. Il suo ultimo ricordo di ieri? O qualche ora fa? L'ultimo ricordo è l'immagine di quel dottore, anche lui di Toronto. Un dottorando, in effetti, di medicina, mi pare. Spero. O di neurologia, non lo so. Uno che promette una scansione neurale per una cura sperimentale. Un metodo non aggressivo per la ricostruzione cerebrale, aveva detto. Le provi tutte quando ti comunicano la tua aspettativa di vita misurandola in mesi. Che poi che tentativo era? Nessuno. Ma a Simon piace l'idea di lasciare una traccia del suo cervello anche a beneficio della scienza. A beneficio di qualcuno che avrebbe avuto lo stesso problema, ma che vivesse in un futuro in cui la ricerca fosse ad uno stato più avanzato. Un futuro di speranza. Fare il compitino da piccolo eroe, tornare a casa e il giorno dopo avere qualcosa da raccontare al Grimorio. Alla fumetteria. Dove? Lavora? Ok. Beve il liquido tracciante. Uno schifo. Tipo ciucciare delle vecchie monete. Prende la metro e si dirige allo studio del dottor Munshi. O Mr. Munshi a questo punto, per essere precisi. Fatto sta che Simon si siede sulla poltrona dell'uomo incamiciato, mentre quello setta tutti i sistemi che deve settare. Gli chiede: farà male? E lui: è solo una scansione, non è peggio di farsi scattare una foto. Ricordo che Simon replica: gli indiani pensavano che le fotografie rubassero l'anima. Per qualche ragione ora quella risposta mi dà i brividi. A quel punto fa partire tutta la macchina, bip bup, rumori vari, e poi un suono statico. Flash bianco. Nero totale. E poi qui, nell'abisso di non morti e non vivi. A quanti metri sotto il livello del mare si sviluppa questo complesso maledetto? Tra i 200 e i 2000. Sta di fatto che Simon si risveglia su Pathos 2 pochi istanti dopo. O minuti. Ore. Pathos. Per quel poco che so di greco, anche il nome della struttura è una garanzia. La peggiore che si possa offrire. Comunque sia, il buio è perforato solo da un LED rosso. Una di quelle luci di emergenza che evidenzia un interruttore a leva. Simon la tira. L'ambiente si colora di grigio e di freddo. È forse la prima volta che il tipico, naturale senso di smarrimento che hai al buio non viene dissipato dalla luce. Anzi, forse è ciò che accade quando l'oscurità non è solo fisica, ma esistenziale. La stanza è piena di roba. Sedie, scatole, un estintore, strumenti indefinibili, un computer incassato in acciaio spessissimo. Appesi ci sono degli indumenti tecnici che Simon non ha mai visto, a metà tra mute da sub e scafandri tecnologici. Per terra, malcelato dal ciarpame, nota schizzi e macchie imbrunite dal tempo. Sangue, forse. Una porta a scorrimento lo blocca in questa stanza che è sempre più angusta. Meno male che il vetro che dà sul corridoio esterno è mezzo incrinato.
Due botte di estintore fanno il resto. Simon scivola fuori. Ciò che gli appare è come una base per qualcosa. Tra gli stanzoni con strumenti assurdi e robot spenti c'è anche un piccolo ufficio e un bagno. Lo specchio rotto. Simon ci si ferma davanti. Sì, sono rimasto lì a fissarlo. Anche solo ritrovare se stessi in un riflesso sarebbe stata una consolazione. Credo. Cosa avrei visto se fosse stato integro? Non capisco. Ora non sono più così sicuro che sarebbe stato piacevole. Ma non so nemmeno perché sto raccontando tutto questo ad una voce che esce dagli altoparlanti. Comunque sia, in quei dintorni Simon trova l'Omnitool funzionante. Fondamentalmente un passepartout avanzato, una chiave coi superpoteri. Dai, vado rapido. Con quello Simon cammina per ore in questi tunnel, apre porte, attiva interfacce e accede a diversi terminali. Lungo il percorso per giungere qua, solo la disperazione e la tua guida lo spingono a proseguire. Ah, trova perfino i computer degli operatori che lavoravano su Pathos 2. Legge scambi di email riguardo la fine del mondo. Deliri su una meteora e sulla salvezza dell'umanità grazie ad un'arca. E la cosa più assurda è vedere che i messaggi e i documenti sono tutti datati tra il 2060 e il 2103. Che cazzo di senso ha? Me lo spieghi? E soprattutto, perché ci sono robot che si comportano o impazziscono come gli esseri umani? È tutto uno scherzone a scopo scientifico del dottor Mr. Munchie? Cosa mi state proiettando nel cervello? Ti prego, dimmi che è una fottutissima iperrealistica escape room dell'orrore e io devo riflettere sugli indizi e i pezzetti di verità sparsi in giro per ricomporre un mosaico di cosa? Qui sembra che tutto e tutti siano fine a se stessi. Se c'è uno schema lo vedo a frammenti. Lo specchio poco fa, l'ultimo che ho visto non lo era. Non era in pezzi, non era rotto. Oddio, ho visto un estraneo. Non me lo ricordavo più, era buio. Ho visto... Mi guardavo e due LED rossi bucavano l'ombra sotto al casco. Che cos'era? Che cosa sono? Dimmelo, Catherine! Rispondimi, maledetto interfono! Devi dirmi che succede! Succede che ti stai adattando. Adattando a cosa? Perché? Perché lo stai dimenticando, normalizzando. Stai armonizzando psiche e soma, per dirla aristotelicamente. Sai, per l'antico filosofo c'era una netta distinzione tra corpo e anima, al punto che riteneva che quest'ultima riuscisse a sopravvivere alla cancellazione del fisico. Lo so, ormai lo so. Per molti è davvero difficile identificarsi non avendo più un corpo umano. Per quanto mi sia difficile da comprendere, accetto che sia così. Manca loro ciò che avevano e perdono ciò che sono. E quando fanno il trasferimento subiscono un immediato picco di stress, quindi follia, un crash. Assurdo comunque. Come si fa a confondere essere con avere? D'altronde, ognuno reagisce come può. E se ad esempio vuoi credere che sia tutta una simulazione di Munchie, è assolutamente ok, purché ti sia sostenibile sul lungo periodo. A pensarci è un bene che il primo specchio che hai incontrato appena ti sei risvegliato qui fosse rotto. Non eri pronto. Tanto quanto un bene che tu sia in grado di gestire le dissonanze cognitive adesso. Negazione e razionalizzazione sono forme di coping psicologico, strategie di adattamento. Se hai bisogno di ignorare memorie o sensazioni per mantenere equilibrio psichico, nessuno ti giudicherà, Simon, anzi, fai benissimo. Nonostante ciò, quello che hai visto non sei tu. È solo ciò che ti porta. Oppure è anche te ora. Scegli l'interpretazione che più ti piace. Scegli dove porre i confini del tuo essere, le tue condizioni di esistenza. Ti ho chiesto di raccontarmi gli eventi in terza persona per aiutarti a distaccartene. Io lo faccio spesso. Con me funziona, ma forse tu ragioni in modo diverso.
Catherine, cosa stai dicendo? Da cosa ti dovevi distaccare? Sei umano o sei l'intelligenza artificiale di Pathos 2 e ancora non l'ho capito? Ma davvero non comprendi cosa siamo? Te lo dico chiaramente allora. Tu non sei Simon. O meglio, non sei quel Simon a cui leghi i ricordi prima del risveglio qui. Ecco, possiamo dire che sei Simon fino alla scansione di Munshi. Ma da quel momento in poi sei come un Simon secondo, una versione del primo che è arrivata fin qua, la versione fortunata. Fortunata? Kat, sei voce ma ti mancano gli occhi. Siamo all'inferno. Solo che al posto delle fiamme dei diavoli ci sono l'abisso e creature né umane né robotiche. Spiegamelo, dove cazzo la vedi la fortuna qui? Siamo rimasti in pochissimi, Simon. Io, te e pochi altri. È una missione meravigliosa, perché siamo tutto ciò che di umano esiste dopo lo schianto di Telos. L'umanità dopo il meteorite. Siamo noi. Umanità. Io e te. Io e una voce che ha tutto il sentore di essere una IA. Smettila, non sono artificiale. Non dal momento in cui sono qui grazie alla scansione neuronale di Catherine Chun, nata a Taipei, PhD in Computer Science, ingegnera dei sistemi su Pathos 2 e fondatrice del programma ARC. E poi come fai ad essere certo di non essere tu un artificio? Sulla base di cosa sei convinto di essere umano? Ma che significa? Certo che sono umano. Se non lo fossi, non... Beh... Io, il riflesso... Appunto. Quello che non volevi ricordare. E va benissimo così, te lo ripeto. A dirla tutta, non sono mai stata bene ad essere umana. Tutto questo non è poi chissà quanto peggio. E poi abbiamo uno scopo. Continuare ad esistere. Per noi e per chiunque ci troverà, perché siamo e saremo, se tutto funziona, l'unica eredità dell'umanità intera. Capirai ogni cosa gradualmente. Sii paziente. Fidati, ok? Non mi sembra di avere molta altra scelta. Perfetto. Esci dalla base Lambda e dirigiti su Theta. E come? Passeggiando per l'abisso? Esattamente. La tuta in cui che hai addosso è fatta apposta per sopportare la pressione. Allora, sei con me? Sì. Dovremo scollegarci. Sarai in silenzio radio là fuori. Ma Catherine... Che cos'è l'arca? È la salvezza. L'unica continuità. Quanto più di vicino al paradiso possa essere concepito dall'uomo. Buona fortuna, Simon. Quando ci incontreremo, ti spiegherò tutto. Va bene, Kat. Se con la prima puntata di questo podcast, quella dedicata a Far Cry 3, ci siamo immersi nelle profondità brutali dell'animo umano, con la presente narrazione tratta da Soma, l'anima si rompe in pezzi. Se prima, tra le altre cose, avevamo navigato in un mare di istinti reconditi, qui ci siamo inoltrati in un vero e proprio abisso. E si sa, quando guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso ti guarda dentro. Insomma, ci troviamo in un enorme complesso che discende per migliaia di metri sotto il livello del mare. Le profondità abissali fanno quindi sia da setting fisico dell'esperienza videoludica, sia da cornice metaforica. Una metafora di distacco, smarrimento, di lontananza dalla realtà, di proiezione in un mondo altro, postumano, quasi come se ci si trovasse in un gelido e agghiacciante inferno dantesco. Qui l'angoscia domina. E il protagonista, Simon, incontra degli specchi, altra interessante metafora. Ora, una parentesi, la narrazione che avete sentito era abbastanza vaga da non fornire spoiler, forse qualcosina, ma a questo punto, per ragioni di analisi, devo parlare con maggior chiarezza, perciò vi avviso, ci saranno spoiler minori di seguito. Dicevamo, gli specchi. Ricordo nel mio gameplay che appena mi sono svegliato nella base, trovai un primo specchio rotto. A mio avviso, il non potersi specchiare, almeno all'inizio, è un ottimo escamotage del gioco per farci mantenere in uno stato di sospensione totale di ciò che sta accadendo. E quindi, questa nuova realtà è tutta nella mente? Oppure ci troviamo in un escape room?
In un certo senso nessuna delle risposte precedenti, ma anche entrambe. Perché da un lato si percepisce con violenza l'angustia, gli spazi ristretti e oscuri, implicitamente che ci dicono «Non dovresti essere qui, fuggi!». Dall'altro lato invece, come possiamo negare che la realtà che percepiamo sia appunto solo nella nostra mente? Che ne sappiamo davvero? E che cos'è la mente? La mente di Simon è stata trasferita in un altro corpo, quasi un secolo dopo la sua scansione, quella fatta dallo pseudodottore, il Mr. Munshi. Tale corpo si trova a sua volta in uno scafandro, ma Simon, che inizialmente si guarda le mani, non nota nulla di strano. Non nota dei guanti o altre parti della muta, ma vede semplicemente le sue braccia, per come le ricordava. Senza senso, direte voi? Eppure, se pensiamo a certi esperimenti di neurologia, non sembra così fantascientifico. Guardate come funziona la cosiddetta illusione della mano di gomma. Il cervello, con un breve addestramento, è in grado di rimapparsi per percepire delle sensazioni di elementi fisici staccati dal corpo, come una mano di gomma, fino a sentire un doloroso colpo di martello sulla propria mano gommosa. E forse vedersi direttamente in uno specchio per la psiche di Simon sarebbe stato troppo. Notare fin da subito un volto non tuo nascosto dietro un casco forse sarebbe stato insopportabile. Forse lì l'illusione sì che sarebbe crollata, e così anche il senso di realtà di Simon, conducendolo potenzialmente ad un attacco psicotico. Ma lasciamo un attimo in sospeso il discorso sulla mente e, a proposito di specchi, soffermiamoci ora su un'emozione molto peculiare. Tra le tristezze senza nome di John Koenig, questa è la più rara da trovare, almeno nella mia esperienza personale di dialogo con chi conosco. Sto parlando della Whipcraft Delusion, traducibile in italiano come delusione da innesto. Si tratta di quel fenomeno per cui ci si sorprende del proprio riflesso allo specchio perché si ha la sensazione di fissare un estraneo negli occhi. Un po' come se chi sto guardando sia qualcun altro e il mio vero me vagasse da qualche altra parte. Io ho trovato solo una persona che ha vissuto una cosa del genere ed è uno degli ospiti di oggi, a breve ci parliamo. E voi, invece? C'è qualcuno che ha provato questa sensazione così peculiare? Avete mai vissuto la Whipcraft Delusion? Fun fact etimologico. Whipcraft è l'innesto a frusta, un tipo di procedura che si fa sulle piante. E Koenig ha accostato questo termine a delusion per richiamare una rarissima sindrome psichica, la Capgras Delusion, che Capgras perché francese, che noi traduciamo come sindrome di Capgras. Capgras, se volete cercarla. Un disturbo per cui si ha la percezione che i nostri cari siano stati sostituiti da dei sosia. Torniamo al discorso mente. Dove sta la mente? Dove risiede? E cos'è la nostra coscienza? È una serie di informazioni elaborate dal cervello? Oppure in qualche modo è anche il cervello? O forse molto di più, è nel nostro corpo? O magari addirittura si estende anche oltre, come potrebbe per esempio suggerire l'esperimento della mano di gomma. Da sempre siamo abituati ad una teoria antichissima, quella del dualismo psiche-soma, mente-corpo. Ne parlava già Aristotele, ma è stata resa nota poi da Cartesio nel 1006. Cogito ergo sum, diceva il pensatore francese. Il pensiero è ciò che ci rende esseri, ed è il pensiero a comandare il corpo, come un burattinaio col suo burattino di carne ed ossa. Eppure le teorie moderne evidenziano altre possibilità. E se fosse il corpo a pilotare i nostri pensieri? La rapidità di certe reazioni istintive sembrano suggerire proprio questo. O ancora, gli istinti che muovono i nostri bisogni, a partire dalle interocezioni, quindi le percezioni dall'interno del nostro corpo, per esempio di uno stomaco vuoto, possono suggerire al nostro io, alla nostra mente, che è tempo di nutrirsi. A quel punto la mente, intesa come centro di comando, non sarebbe più propriamente un centro. Sarebbe dappertutto, incarnata appunto nel nostro soma. In effetti noi impariamo grazie tramite al corpo. Senz'altro, se comprendiamo le nostre emozioni, siamo avvantaggiati nella gestione di ciò che sentiamo nel corpo, sì. Ma viceversa, è proprio dalle sensazioni fisiche che impariamo a comprendere il nostro andamento emotivo. Un esempio? Da che nasciamo apprendiamo che il calore è qualcosa di positivo. Il calore è abbraccio, il calore è amore.
E allora possono esserci persone calorose, per esempio, senz'altro più positive nella nostra vita e magari amorevoli rispetto a persone fredde. E volete sapere di più? Uno studio ha evidenziato come chi ha avuto una brutta esperienza in un luogo è possibile che ricordi quel posto come più freddo rispetto a chi ne ha avuto un vissuto positivo. Non solo, un esperimento condotto dallo psicologo John Barg ha rilevato come le propensioni di giudizio tra persone con una tazza di liquido in mano possano cambiare se il liquido è caldo oppure freddo, e se il liquido era caldo i giudizi tendevano ad essere positivi, viceversa con il liquido freddo tendevano ad essere negativi. Questi casi studio ci suggeriscono che più spesso di quanto vogliamo credere è il corpo a dettare i nostri comportamenti e atteggiamenti, andando ad attingere a memoria di statistiche intuitive, implementando criteri oscuri, un po' come un algoritmo. Perciò, cosa siamo? Cos'è che ci definisce? Anzi, dove siamo rispetto al nostro corpo? E quindi, che cos'è quel Simon che si risveglia nell'abisso? È un clone? È una versione con una coscienza a sé stante? È connesso invece al precedente? Se sì, in che misura? E ancora, quanto influisce su questa coscienza il tipo di corpo in cui è immersa? Forse all'inizio poco, a costo di razionalizzare o negare ciò che Simon vede guardandosi, ma poi? E se Simon, un giovane maschio canadese, fosse stato messo dentro un corpo, che so, di una donna anziana asiatica? Che esperienza avrebbe avuto di sé? E dentro un animale, o un robot, o un computer connesso a una rete, invece, cosa sarebbe cambiato nella sua autopercezione? Queste domande le lascio a voi, perché è arrivato il momento di chiedere spiegazioni agli ospiti di oggi. Il primo è Andrea Di Napoli, cyberpsicologo ed esperto di interfacce, nonché mio carissimo amico d'infanzia, che mi ha proposto di giocare a Soma. L'abbiamo finito insieme e mi è piaciuto tantissimo avere questa esperienza assurda esistenziale condivisa. Benvenuto, Andre. Ciao, Kebbo. Grazie per l'invito. A proposito di assurdità, mi hai riferito come le emozioni che hai ritrovato in Soma ti richiamassero un'angoscia esistenziale, un senso di estraneamento. Mi hai accennato come a volte questa sensazione si fa vivida quando cambia radicalmente tutto intorno a noi, o magari anche dentro, non lo so, me lo dirai tu. E questo ti ha fatto venire in mente il concetto di epoche. Ti va di spiegarci che cosa significa e che relazione c'è con le sensazioni che ti ha trasmesso questo gioco? Quello di epoche è un concetto che trovo molto affascinante. Il termine etimologicamente significa sospensione ed è la base di alcune parole dell'italiano moderno come epoca o cambiamento epocale, che utilizziamo per far riferimento a quegli eventi così forti e radicali che cambiano tutto. Diciamo appunto che entriamo in una nuova epoca e dobbiamo quindi sospendere i giudizi, i valori, i criteri di riferimento, le conoscenze che avevamo raccolto fino a quel momento, perché ora non valgono più e si riparte da zero. Il termine viene poi ripreso dalla fenomenologia e in particolare da Husserl, che lo intende come una vera e propria metodologia, una pratica. Lui dice fare epoché, intendendo come quel processo difficile, potremmo dire quasi doloroso, di rimozione strato dopo strato di tutto ciò che sappiamo o pensiamo di sapere rispetto a un fenomeno, in modo tale da poterlo esperire e quindi indagare scientificamente nel modo più diretto possibile. È una metodologia difficile da applicare, ma ci sono delle situazioni o degli esperimenti, come quello che hai citato della mano di gomma, e anche dei prodotti artistici, che possono facilitare o addirittura in alcuni casi forzare questo processo. E io penso che Soma sia uno di questi, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda il tema della mente, del corpo, il Soma appunto, e di quale sia il legame, se c'è, tra queste due entità. Al di là del setting stesso del gioco, che è molto evocativo in questo senso, dato che ci troviamo nelle profondità dell'oceano, lontanissimi da tutto ciò che ricorda l'esperienza quotidiana di tutti, che anzi è stata spazzata via letteralmente, in moltissime situazioni il gioco ci mette nelle condizioni di fare questa epoché, perché ci fa vedere le contraddizioni rispetto a una conoscenza che davamo ovvia. Ad esempio, all'inizio del gioco incontriamo un robot che si crede un essere umano e chiede anche l'intervento di un dottore, e questo ci sembra assurdo perché abbiamo un'idea ben chiara di che cosa sia un essere umano e quello non lo è,
E poi, dopo un diverso tempo, scopriamo che anche il protagonista stesso, che davamo per scontato fosse umano, in realtà non è che una copia, un'intelligenza artificiale. E questo ci mette proprio in discussione l'idea che abbiamo di che cosa sia un essere umano, un'intelligenza, e ci fa anche vedere in modo diverso quello che era stato il primo incontro con questo robot che si crede umano. Penso che si potrebbe fare un discorso analogo pensando all'impatto culturale che stanno avendo in questi mesi e anni le intelligenze artificiali, in particolare i modelli generativi linguistici come ChatGPT per intenderci. Noi diamo assolutamente per scontato che se qualcuno parla come noi, ci risponde, ci capisce, ragiona come noi, allora sarà un altro individuo con un'altra coscienza. Quando poi siamo nelle condizioni di parlare con qualcuno che sembra capirci, sembra risponderci in maniera coerente, anche se con qualche differenza, ma che sappiamo essere nient'altro che un algoritmo, per quanto sofisticato ovviamente, questa conoscenza viene messa in discussione e siamo portati a ragionare direttamente da zero su che cosa sia la coscienza. Grazie Andre. Ora introdurrei l'altro ospite di oggi. Come vi anticipavo, ci sarebbe stata una persona che ha vissuto il Whipcraft Delusion. Lui è uno psicoterapeuta specializzato in parapsicologia. Un caloroso benvenuto a Ghino Mori. Buongiorno a tutti e ringrazio Gabriele per avermi invitato a parlare in relazione a questo podcast. Ghino, mi fa ridere un po' chiamarti così, ma per ora manteniamo questa formalità. Uditorio, a fine puntata tutto vi sarà chiaro. Mi hai riferito che Soma ti ha trasmesso un'angoscia apocalittica e totalizzante, uso i tuoi termini, e continuo. È un sentimento nero e profondo per cui vorresti tornare indietro, ma sei costretto ad andare verso l'insensatezza, così mi hai detto. E questa dimensione dell'insensato, mi hai detto che ti ha evocato il concetto psicologico di derealizzazione. Che cos'è? Ti va di parlarcene? Inoltre, mi hai anche detto che tu hai vissuto in modo potente quella sensazione lì, quella Whipcraft Delusion, per cui c'è stato un momento della tua vita in cui non sei riuscito più a riconoscerti allo specchio. Mi piacerebbe, se ti va, che ci descrivessi un po' questo tuo vissuto. Sì, dopo l'ascolto del podcast, il personaggio di Simon mi ha evocato un evento che in psichiatria potrebbe essere definito come depersonalizzazione, nel senso che io frequentavo la scuola media in un collegio della mia città, a Potenza, e tempo prima erano morti i miei genitori, per cui un bel giorno io, guardandomi allo specchio, non ho riconosciuto la mia figura, no? E cioè non ho riconosciuto me stesso, come se fosse un'altra persona, e questo in psicologia appunto lo si può spiegare col concetto di depersonalizzazione, nel senso che una persona non riconosce più se stesso nelle consuete azioni quotidiane, nell'approccio alla vita quotidiana e nei suoi rapporti con gli altri, e questo può essere, capita soprattutto nelle schizofrenie, ma può capitare anche in chi, insomma, schizofrenico non è, e può dipendere, diciamo, da un eccesso di affaticamento. Adesso, siccome è passato tanto tempo, io non saprei dirvi se è stato affaticamento oppure uno scambolo di schizofrenia in quel momento lì, insomma. Però è stato un episodio appunto che è scaturito, a mio parere, dal fatto di aver perso questi genitori, e un bambino, un ragazzo che perde i genitori non ha più, diciamo, quella sorta di rispecchiamento, no? Di rispecchiamento nelle figure genitoriali, quel rispecchiamento che fa sì che la mimica, le espressioni, il modo di parlare, di essere, di ammiccare di un genitore diventa il proprio modo di ammiccare, quindi perdendo il punto di riferimento la persona, insomma, che sia un bambino, un adolescente, insomma, poi chiaramente da adulti la questione non si ripete, insomma, ecco. E la persona arriva a non riconoscere se stessa, perché manca questo specchio che ti rimanda il tuo modo d'essere. Un fenomeno abbinato alla depersonalizzazione può essere la derealizzazione, da res, cosa latino,
in cui non si riconosce più l'ambiente in cui si è arrivati. Quindi le cose che erano consuete, la vita quotidiana, i normali rapporti col mondo vengono ad essere misconosciuti, così come è successo al Simon del podcast, del videogioco. Un altro fenomeno, diciamo, legato a questi può essere il dereismo, sempre in psichiatria il dereismo, che non consente più alla persona di notare dei legami di causa ed effetto nelle cose che succedono, ma il mondo, la vita, l'esistenza vengono interpretati come un qualcosa che avviene secondo il modulo del pensiero magico, nel senso che per padroneggiare il mondo noi dobbiamo fare certe azioni di magia, certi gesti, certe liturgie, certe ripetizioni di parole, di eccetera eccetera, per comprendere quello che succede, insomma, ecco. Cioè il rapporto di causa ed effetto viene a saltare. Grazie, papà. Sono felice di aver intrappolato la tua testimonianza, oltre alla tua riflessione, ovviamente, in questo podcast. E in effetti questo genere di vissuti, cioè le forme di derealizzazione della Whipcraft Delusion, credo si connettano bene a quanto detto da Andrea prima. Di fatto, perdere anche solo per qualche istante il contatto con la realtà e perfino con il sé riflesso in uno specchio è, penso, un esercizio di epoché. È un momento in cui molto di ciò che fino a qualche istante prima davamo per ovvio smette di essere scontato e deve essere in qualche modo riconquistato, rinegoziato e reinterpretato, quasi come se non fosse mai stato parte di noi e delle nostre cornici di senso. Bene, ringrazio ancora Andrea Di Napoli e Ghino Mori per i loro preziosi contributi. Ringrazio Dario Baldi e Barbara Pizzetti, clamorosi interpreti della narrazione. Un grazie a Samuele Nicosia per il sound design e Lorenzo Pediconi per le copertine, e io ringrazio anche voi per essere giunti sino a qui. Ci sentiamo settimana prossima con l'ultima puntata del podcast. Avete ascoltato Whipcraft Delusion, insomma, il quarto episodio di Game Estetica, vissuti digitali che segnano l'anima.